vi do una bella notizia questa sera. Questo è l'ultimo incontro che facciamo, che chiudiamo questi argomenti che abbiamo trattato. Infatti, finalmente, adesso avremo quella famosissima, o meglio, vi motiverò la risposta che siamo posti fin dall'inizio, perché celebriamo l'Eucaristia. Poi all'altro prossimo incontro faremo il riassunto da 2 anni che abbiamo iniziato, quindi vi dirò i vari punti che poi abbiamo trattato. Poi abbiamo il ritiro e poi ci inottiamo verso poi la Santa Pasqua. Allora, vi ricordate la volta scorsa, abbiamo detto il fatto, ci siamo posti la domanda: come è possibile che il fatto che ci troviamo qui e poi ci troviamo di là, come avviene? Abbiamo visto con quella, rifacendosi a quella preghiera nel mondo ebraico, si chiama la Todà, la confessione, la celebrazione, l'esaltazione, il riconoscimento, dove appunto quella preghiera ha una struttura bipartitica e divisa in 2 parti, dove nella prima parte c'è il racconto anamnetico celebrativo, dove l'orante in pratica ricorda, fa l'anamnesi delle meraviglie che Dio ha operato all'interno della storia dell'umanità e della corrispondenza, accoglienza, non accoglienza da parte dell'uomo nei confronti di Dio. Quindi l'orante è consapevole di questo, però è necessario fare questa parte qui, questo discorso di ricordo, che questo discorso in pratica diventa la base logica e teologica per poter fare poi la domanda. Quindi la seconda parte, l'epiclesi, la richiesta. Ora vediamo queste 2 parti nelle nostre preghiere eucaristiche come divisa, come la troviamo. E vi disse la volta scorsa che vedremo una preghiera eucaristica, vedete, la struttura della preghiera eucaristica, questa qua, lato vostro destro, è quella che noi abbiamo durante la messa. E in pratica sono 9 punti. Vediamo prima la nostra, questa qui. Prima parte, punto 0, è il dialogo invitatoriale, che poi adesso vedremo. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, in alti i vostri cuori, rendiamo grazie. Dialogo, perché se tu dici no, il popolo poi risponde. Poi abbiamo il prefazio, il Santus post Santus, epicresi sulle oblate, il racconto, anamnesi, epicresi sui comunicanti, intercessioni, dossologia. Le stesse cose, solo che a un certo punto, vedete qui, cambia un poco lo spazio. Queste qui sono le preghiere eucaristiche della Chiesa orientale, gli ortodossi. E loro, le parti sono le stesse, però vedete che qui c'è qualcosa che cambia. Epicresi sulle oblate le troviamo dopo il racconto, anamnesi, invece da noi è prima. C'è una differenza di teologia sotto, questo qua non ci interessa questo, fare questo approfondimento qui. Adesso però voglio farvi vedere una preghiera della Chiesa orientale e poi una delle nostre occidentali, per vedere proprio la differenza abissale che c'è nel formulario di preghiera, anche se la sostanza però è la stessa. Quindi adesso vi chiedo una cosa, vi dovete armare di tanta pazienza, perché è una preghiera lunga che adesso io vi leggerò, però perché vi voglio far cogliere veramente la bellezza di questa preghiera, perché in questa preghiera così lunga coglieremo bene questi 9 passaggi che poi nella nostra preghiera sono proprio striminziti, nella nostra preghiera poi quella occidentale. E vi presento le chiese che noi chiamiamo preghiere eucaristiche, gli ortodossi la chiamano generalmente anafora, e hanno tutte le anafore, hanno dei nomi particolari. Noi semplicemente abbiamo preghiera eucaristica prima, preghiera eucaristica seconda, terza, quarta, poi abbiamo la prima e la seconda riconciliazione, quinta A, quinta B, quinta C e quinta D, e poi abbiamo anche 2 per i fanciulli. Ne abbiamo 10 in pratica. Loro invece le chiamano anafore, la parola anafora significa offerta. Quindi questa presenta l'anafora della Costituzione Apostolica. Allora vedete, di punto 0, il dialogo invitatoriale. Il Signore sia con voi, con il tuo spirito, ti posso ricordare, il Signore, nella sua è cosa buona e giusta. E adesso inizia, che cosa? Il prefazio. Ripeto, li vediamo nella nostra preghiera, poi con calma questi termini e quali sono nella nostra preghiera. Adesso la leggiamo. Siamo nella parte della Todà, la parte anamnetica celebrativa, quindi la prima parte, dove l'orante racconta, narra la storia di alleanza, di fedeltà di Dio e infedeltà dell'uomo. In quelle 2 preghiere che abbiamo trascorso, le di Ester, vi ricordate, e poi di Daniele. Quanto è veramente degno e giusto, prima di tutto, inneggiare a te, Dio, che esisti prima delle cose generate, dal quale ogni paternità nei cieli e sulla terra prende nome, il solo non generato,
Tu infatti sei conoscenza, sei principio, visione perenne, ascolto non generato. Tu che conducesti all'esistenza tutte le cose a partire dal nulla per mezzo dell'unigenito tuo figlio. Sono tutti attributi che l'orante dà a Dio. Quindi l'orante sta pregando, stiamo durante la celebrazione eucaristica nella Chiesa orientale, mentre il sacerdote o il vescovo sta pregando, si rivolge così a Dio con questi attributi. Tu lo avevi, Gesù Cristo, tuo figlio, perché mi ha detto quindi tu conducesti l'esistenza, tutte le cose, a partire dal tuo figlio. Dirà San Paolo, tutte le cose sono state create per mezzo di lui. Tu lo avevi generato prima di tutti i secoli, verbo di Dio, sapienza vivente, primogenito di ogni creatura, angelo del tuo grande disegno, tuo sommo sacerdote, il quale fu prima di tutte le cose e per mezzo del quale tutte le cose furono, qua ci voleva un punto. Quindi gli attributi di Dio e poi adesso di Gesù Cristo. Quindi l'orante prima dice tu Signore sei Padre ingenerato, poi tuo figlio Gesù Cristo è questo e questo e questo. Ricordatevi il fatto che noi diciamo l'esempio, io vado a chiedere un piacere, allora prima di chiedere il piacere fammi questa cosa, devo prima dire tu ricordi. Tu infatti Dio eterno, per mezzo di lui, tuo figlio facesse tutte le cose e per mezzo di lui stimasti degna cosa di una convinzione provvidente. Tu, Dio e Padre dell'unigenito tuo figlio, per mezzo di lui, prima di tutte cose, di tutte le cose, facesti lo spirito di verità, l'interprete e il ministro dell'universo e dopo di lui facesti i cherubini, i serafini, i secoli, le schiere, gli arcangeli e gli angeli e dopo tutti questi facesti per mezzo di lui questo mondo visibile. Allora vedete, l'orante sta dicendo la creazione, quella che noi non conosciamo, perché lui ha parlato di Dio, del Padre, con gli attributi di lui. Poi ha detto, tu però poi hai generato tuo figlio, Gesù Cristo, e poi lo Spirito Santo, poi tutte le schiere angeliche. Poi, dopo tutto questo, tu facesti per questo mondo visibile. Tu infatti collocasti il cielo come una volta e come una tenda lo stendesti, fissasti il firmamento e creasti la notte e il giorno, la luce e le tenebre, il sole e la luna e il coro degli astri per la lode della tua maestà, l'acqua, l'aria, il fuoco. Tu separasti il grande mare della terra, tu collocasti l'abisso, tu cingesti di fiumi il mondo da te creato per mezzo di Cristo, tu infatti riempisti il tuo mondo di erbe odorose e medicinali. Cosa sta raccontando? Cosa sta dicendo? La creazione, la Genesi. Quindi la creazione. E avete visto come è insistente nel dire che tutto questo l'hai fatto sempre nel mezzo di Cristo. Quindi Cristo, la realtà, il modello attraverso il quale, per il quale è stato creato tutto il mondo, tutto il resto della creazione. Di animali numerosi, vari, domestici e selvatici. E non solo creasti il mondo, ma facesti in esso anche l'uomo, cittadino del mondo. Quanto è bello questa espressione. Questa non è una preghiera composta adesso, eh? E qui siamo all'inizio proprio della storia della Chiesa. Infatti costituzioni apostoliche si rifà agli apostoli questa preghiera. Cittadino del mondo, dicesti infatti alla tua sapienza, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, e domini sui pesci del mare e sui volati del cielo. Per questo lo facesti con un'anima immortale, un corpo che si dissolve. Tu infatti, per mezzo di Cristo, piantasti un giardino in Eden, e qui adesso è quello che noi sappiamo, a oriente, ornandolo di ogni genere di piante da mangiare, e in esso, come in un focolare sontuoso, lo introducesti. Che bello! Giardino come un focolare sontuoso. Noi abbiamo detto nel giardino di delizia dove non mancava niente, come attributi però teologici di questa realtà di delizia e di condivisione e comunione che Dio ci stava donando. Lo introducesti e nell'introdurlo nel giardino di delizia gli conducesti il potere su tutte le cose per il sostentamento, ma di una sola cosa gli proibisti di gustare nella speranza di beni migliori. Gli proibisti di gustare l'albero nella speranza di beni migliori, perché se avesse osservato il comando ne ottenesse come salario l'immortalità. E quando ebbe trascurato il comando ed ebbe gustato del frutto proibito per l'inganno del serpente e il consiglio della donna, dal giardino giustamente lo scacciasti. Tuttavia, nella tua bontà, non disprezzasti in maniera definitiva quello che periva, era infatti opera tua. Ma tu gli avevi sottomesso la creazione, gli desti in modo di procurarsi il cibo con i suoi sudori e le sue fatiche, mentre tu,
tutto facevi germogliare, crescere e maturare, e dopo averlo fatto dormire per un breve tempo, con giuramento lo chiamasti alla rigenerazione, e avendo sciolto il limite della morte, gli annunciasti la vita in conseguenza della risurrezione. Siamo durante una celebrazione. Io mi sono stancato a leggere, penso anche voi un po' ascoltare. Pensate che durante una celebrazione stiamo. Perciò dico, quindi immaginate le nostre messe, come dite, mamma mia. Creazione, quella che noi non conosciamo, quella che sta al di là del cielo, quella che sopra noi non sappiamo. Quindi parte da lì. Poi dopo in quella che noi conosciamo, quindi la Genesi. Genesi 2, 3, la creazione, Genesi 1, la creazione dei sette giorni, poi Genesi 2, 3, la creazione dell'uomo e della donna, il peccato. Però vedete, nonostante tutto questo, però gli ha detto, era infatti opera tua, cioè l'orante glielo sta dicendo in faccia, dice, comunque è opera tua, quindi come qualche volta, no, tuo figlio, comunque figli pure a te, gli sta dicendo. E non solo questo, ma anche i suoi discendenti diffondesti in una moltitudine innumerevole, glorificando quelli che ti rispettano e punendo quelli che da te si allontanano. Accettasti il sacrificio di Abele e rigettasti il dono di Caino, e inoltre scegliesti Set ed Enos e trasportasti Enoch, sottraesti al cataclisma Noè e strappasti Lot all'incendio, tu sottraesti Abramo all'impietà degli avi e gli facesti vedere il Cristo. Cioè, l'orante sta dicendo a Dio tutti i punti salienti della storia della salvezza, che Dio stesso ha messo in essere, però glielo sta dicendo. Ha la necessità e il bisogno di dire, per poter poi dire alla fine la domanda, vieni adesso il nostro e dacci quello che ci deve dare per tutto questo. Degnasti Melchisedec come sommo sacerdote del tuo culto, proclamasti Giobbe vincitore del serpente, facesti Isacco il figlio della promessa, di Giacobbe il padre di 12 figli, e li conducesti in Egitto. Non disprezzasti Giuseppe, non disdegnassi gli ebrei oppressi dagli egiziani, e questo l'abbiamo visto, se vi ricordate. Proclamasti Mosè tuo santo servo, e per mezzo di lui desti la legge scritta. Glorificasti Aronne con l'onore sacerdotale, dividendo il mare facesti passare gli israeliti, proclamasti Giosuè condottiero. Per tutte queste cose a te la gloria, sovrano onnipotente, ti adora tutta la corte incorporea e santa, ti adora il Paraclito, primo fra tutti il tuo santo servo Gesù Cristo, il Signore Dio nostro, il tuo angelo e sommo sacerdote della tua potenza e tuo sommo sacerdote eterno e senza fine. Ti adorano innumerevoli schiere degli angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, schiere eterne, cherubini e serafini dalle sei ali. Vedete, ci sono qui tutti i nuovi cori angelici descritti. Noi generalmente facciamo gli angeli e gli arcangeli, i troni, le schiere angeliche ne sono nove, e qui le troviamo tutte e nove: angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, cherubini e serafini, delle sei ali, che dicono senza posa e senza tacere: santo, santo, santo è il Signore, come noi, pieno del cielo e della terra della tua gloria, benedetto sei tu nei secoli, amen. Quindi quello detto fino adesso, punto primo, il prefazio, Santus, il punto due, adesso il punto tre, post Santus. Quindi quello che viene dopo riprende la lode del santo e poi riprende di nuovo. Quanto sei veramente santo e santissimo, altissimo e sopraelevato nei secoli. Santo è anche l'unigenito tuo figlio Gesù Cristo, il quale, servendo a te nella svariata creazione e nell'adeguata provvidenza, non disdegnò il genere umano che periva. Ma egli stesso si compiacque nella tua decisione che il creatore dell'uomo divenisse uomo, l'incarnazione, il mistero del Natale. Che il creatore divenisse uomo, che il legislatore fosse sotto la legge e rese ben disposto a te, suo Dio e Padre, e ti riconciliò con il mondo e liberò tutti dall'ira che sovrasta, nato da una vergine, nato nella carne, dal seme di Davide e di Abramo. Visse da cittadino fedele, prese cibo e bevanda e sonno, ed essendosi sottoposto a ogni disonore con il tuo permesso, fu consegnato al governatore Pilato e fu giudicato, condannato, inchiodato alla croce, morì e fu sepolto per sciogliere dalla passione e strappare dalla morte quelli per i quali era venuto, e per rompere i vincoli del diavolo e sottrarre gli uomini al suo inganno. E risuscitò dai morti il terzo giorno, e dopo essersi intrattenuto 40 giorni con i discepoli, fu assunto nei cieli e sedette alla destra di Dio, di te, Dio e Padre suo. Ha fatto una piccola catechesi del mistero di Gesù Cristo. Quindi ha fatto l'anamnesi dell'incarnazione. Incarnazione, passione, morte e anche ascensione al cielo. Sempre durante una messa stiamo.
quindi ancora durante la preghiera eucaristica. Non è che stanno nella sala e stanno facendo la catechesi, stanno celebrando. Adesso racconto e anamnesi. Memori pertanto delle cose che per noi sopportò, ti rendiamo grazie, gli adempiamo il suo mandato, poiché nella notte in cui veniva consegnato, prendendo il tradire, la notte noi traduciamo tradire è consegnare. Apriamo la parentesi e la chiudiamo subito. Nella notte in cui veniva consegnato, da chi? Pensateci un poco, pensateci poi da chi è stato consegnato. Chi è che ci ha donato Gesù Cristo? Ce l'ha consegnato il Padre. Se io dico Giuda l'ha tradito, perché dico consegnato, tradito, e se io dico il Padre l'ha tradito, direi la stessa cosa, sto sbagliando. Qui rifletteteci, chi è che sta qui alla base di questo consegnare, chi è il soggetto di questa consegna? È Gesù Cristo chiaramente, ma chi è che sta consegnando? Prendendo il pane nelle sante e immacolate sue mani, guardando a te, suo Dio e Padre, spezzandolo, diede ai discepoli dicendo: questo è il mistero della nuova alleanza, prendetene, mangiatene, questo è il mio corpo che per le moltitudini sta per essere fatto in pezzi, remissione dei peccati. Vi ricordate? Stiamo qui, però avverrà il giorno dopo. Quindi stiamo nel cenacolo, però dipende da questo mio corpo, che sta per essere fatto in pezzi, quando? Domani, venerdì santo, sulla croce. Però nel cenacolo, prendete e mangiate, questo pane è il mio corpo che sta per essere fatto in pezzi. Allo stesso modo prese anche il calice, mescendolo di vino e acqua e pronunciando la santificazione, lo diede loro dicendo: bevetene tutti, questo è il mio sangue che per le moltitudini sta per essere versato domani, quando sulla croce il mio sangue sarà versato. Fate questo in memoriale di me. Ogni volta infatti che mangiate questo pane e bevete questo calice, annunciate la mia morte fino a che non venga. Memori dunque della sua passione e morte, della risurrezione dei morti e del ritorno nei cieli e della futura sua seconda venuta. Allora vedete, tutto questo è il mistero pasquale, tutto questo. Passione, c'è l'incarnazione prima chiaramente. Passione, morte, risurrezione, ascensione, la parusia, quando lui verrà alla fine per riportarci poi tutti avanti al Padre. Quindi, facendo questa memoria qui, e questa memoria qui la facciamo prendendo il pane e il vino, i segni, vi ricordate, attraverso quei segni sono ripresentati, quindi riprendendo i segni, offriamo a te, secondo il suo mandato, quando lui ci ha detto, perché ha detto lui, ci ha detto di fare questo, questo pane e questo vino, questo pane e questo calice, rendendo di grazie per mezzo di lui che ci ha resi degni di stare dinanzi a te e svolgere il servizio sacerdotale nei suoi confronti. Quindi ti rendiamo grazie per mezzo di Cristo, perché Cristo ci ha resi degni di stare dinanzi a te. Quindi non è che siamo capaci noi di stare davanti a lui, è Cristo che ci rende degni di stare davanti al Padre. Ricordate quando vediamo il confesso? Noi riconosciamo di essere peccatori, perché questo è il nostro status, peccatori perdonati. La comunità che si raduna è una comunità che sperimenta il perdono di Dio, donatoci, offertoci da Gesù Cristo. Adesso punto 6, l'epiclesi. Allora, vedete, lo stacco, ma adesso andiamo nella seconda parte della Todà. Quindi, prima parte, il racconto anamnetico, dove l'orante fa memoria della fedeltà di Dio e dell'infedeltà dell'uomo, la grazia di Dio e il peccato dell'uomo. Poi deve fare la domanda. Ma adesso, dopo che ha fatto tutta questa qui di anamnesi, ha narrato, adesso può fare la domanda. E vediamo qual è la domanda che fa. Ricordatevi, perché celebriamo l'Eucaristia? E ti chiediamo, è chiarissimo proprio che sta chiedendo qualcosa, di guardare con disposizione buona sopra questi doni. Quali sono i doni? Il pane e il vino. Posti dinanzi a te. Dinanzi a te chi? Chi è che sta parlando qui?
Il sacerdote. Sta parlando a chi? Specifichiamo chi Dio, chi dei tre? Il Padre. Ricordatevi, tutte le preghiere, dicevo un saggio della Chiesa antica, tutte le preghiere fatte all'altare sono tutte rivolte al Padre. Se qualche volta troviamo una preghiera che dice preghiamo Signore Gesù Cristo, noi capiamo subito che quella è una preghiera moderna, non è una preghiera antica. Perché tutte le preghiere antiche sono tutte rivolte al Padre. Quelle del Corpus Domini, ad esempio, sono rivolte a Gesù Cristo, composta da San Tommaso d'Aquino. Quindi, questi doni posti dinanzi a te, te chi? Il Padre. Quindi, i doni sono posti davanti al Padre. E di compiacerti in essi per l'onore del tuo Cristo e di mandare il tuo Santo Spirito sopra questo sacrificio, pane e vino, il testimone della passione del Signore Gesù, perché manifesti questo pane quale corpo del tuo Cristo e questo calice quale sangue del tuo Figlio. Che cosa capite qui? Qui c'è la richiesta dello Spirito, giusto? Però la differenza nostra qual è? Noi lo Spirito lo invochiamo prima o dopo il racconto dell'ultima cena? Noi lo invochiamo prima, loro lo invocano dopo. Ecco, vedete la differenza, quarto e quinto, e poi c'è l'epiclesi sulle oblate. Noi invece abbiamo l'epiclesi e poi abbiamo il racconto, l'anamnesi. Questo, perciò dice una visione teologica, però non c'entriamo adesso in questo, va bene? Quindi, ti preghiamo di compiacerti e quindi manda il tuo Spirito. Ecco, questa è l'epiclesi, la richiesta, il dono che ci sta chiedendo al Padre. Quindi ti preghiamo, per i meriti di Gesù Cristo, tutto quello così, di mandarci il tuo Spirito, perché nel momento in cui scende questo Spirito, il pane diventa corpo, il calice diventa sangue. Affinché, attenzione, perché vedete, ci sono due epiclesi. Epiclesi è la domanda quindi che stiamo facendo. Quindi sono due domande che vengono fatte durante la preghiera eucaristica. Perché celebriamo l'Eucaristia? Affinché, allora noi ti chiediamo di fare questo, di mandare lo Spirito, perché quanti ne partecipano siano confermati nella pietà, conseguono la remissione dei peccati, siano sottratti al diavolo e alla sua seduzione, siano riempiti di Spirito Santo, diventino degni del tuo Cristo, conseguono la vita eterna e tu sia riconciliato con essi, sovrano onnipotente. Quindi, Padre, manda lo Spirito, non perché trasformi il pane e il vino nel corpo e sangue di Cristo, e Gesù belle s'aggoppa all'altare, scende al cielo e se ne fa sapaggiare sulla terra, e noi siamo per i fatti nostri qua e lo adoriamo e lo contempliamo. Gesù, ti adoro in ogni momento. Ma affinché quanti ne partecipano siano confermati nella pietà. Quindi attenzione pure qui, non è semplicemente faccio la comunione perché Gesù viene nel mio cuore. Perché facendo la comunione, confermati nella pietà, conseguono la remissione dei peccati, siano sottratti al diavolo e alla sua seduzione, siano riempiti di Spirito Santo, diventino degni del tuo Cristo, conseguono la vita eterna e tu sia riconciliato con essi, sovrano onnipotente. Non è la semplice comunione che vado a fare. Metto le mani giunte e poi arrivo al posto, basta la testa perché Gesù sta sedendo di me. Capite? Quello che qui accade, e accade perché opera lo Spirito Santo, non perché adesso io ho una capacità, ho capito queste cose, ma sono così bravo per cui io realizzo questo. Io non realizzo niente. Io permetto allo Spirito di realizzare questo dentro di me. Quindi sapete qui che cosa succede? La Chiesa, questa è. Questo punto 7, questo è. Ancora ti preghiamo, Signore, anche per la tua Santa Chiesa, perché la custodisca al riparo dagli sconvolgimenti e dalle tempeste, e per tutto l'Episcopato che dispensa rettamente la parola di verità. Ancora ti invochiamo anche per la nullità di me che ti offro, il sacerdote che dice anche per me, che sto offrendo, ti preghiamo anche per me. E per tutti i presbiteri, per i diaconi e per tutto il clero, perché li renda sapienti e li riempia di tutti di Spirito Santo. Ancora ti invochiamo per quelli che sono costituiti in autorità. Che bello, vedete? Cioè, Padre, noi ti abbiamo pregato perché tu mandi il tuo Spirito sul pane e sul vino. Poi ti preghiamo su noi che facciamo la comunione al pane e al vino, perché diventiamo tutta questa realtà. Allora adesso la preghiera si allarga ancora di più. Ti preghiamo non solo per noi, ma anche per tutta la Chiesa.
anche per quelli che sono costituiti. Preghiamo mai per i nostri governanti. San Paolo dice che noi abbiamo il dovere di pregare per i nostri governanti, per quelli che, perché si possono dare un periodo di serenità e di pace. Durante la preghiera eucaristica stiamo facendo questo. Quelli costituiti di novità, perché dispongono le nostre vicende in pace. Ancora ti offriamo questo sacrificio anche per tutti i santi, i patriarchi, i profeti, i giusti, gli apostoli, i martiri, i confessori, i vescovi, i presbiteri, i diaconi, i laici, e per tutti coloro di cui tu stesso conosci i nomi, quindi questi di quelli che conosciamo noi, e per quelli che tu conosci i nomi e che noi non li conosciamo. Ancora ti offriamo questo sacrificio per questo popolo, quindi quelli che stanno in chiesa lì, presenti alla celebrazione, per quanti vivono nella verginità, per quanti vivono in onorate nozze, perché non abbia a rigettare nessuno di noi. Ancora ti supplichiamo anche per questa città e per quanti la abitano, perché tu li converta al bene. Ancora ti invochiamo anche per i catecumeni della chiesa, ma adesso che inizieremo la Quaresima, fate attenzione alle preghiere dei fedeli, perché si pregherà per i catecumeni durante la Quaresima. Perché li perfezioni la fede, ancora ti fanno questo sacrificio anche per l'abbondanza dei frutti, perché lo diamo senza posta teca ed è il nutrimento ad ogni carne. Ancora ti invochiamo anche per quanti per legittima causa sono assenti. Non manca nessuno da questa preghiera. Questa mi fa fare un esame di coscienza per vedere che cosa, quanto molte volte la mia preghiera personale è una preghiera così povera che guarda solo a me e massimo guarda un poco alla mia famiglia. Signore, fammi star bene. Ai miei fratelli, per la sistemazione e cose. Vedete qui com'è l'orante veramente allarga il suo cuore, perché davanti a Cristo lì abbiamo veramente la potenza veramente di chiedere tutto quello che possiamo chiedere. E avete visto, una sola cosa per lui ha detto: la nullità di me che ti offro il sacrificio. E poi ha chiesto veramente il tutto per tutti quanti, per quelli che già stanno lì, quelli che stanno ancora qui, onorate nozze, le vergini, i consacrati, la città, chi ci governa, e pure quelli che non ci sono in chiesa. Quindi questo era il punto 8, le intercessioni. Numero 9, la dossologia, perché conservando noi tutti nella pietà ci raduni nel regno del tuo Cristo, incrollabili, ineccepibili, irreprensibili, poiché a te, per mezzo di lui, è ogni gloria, venerazione e azione di grazie, e a causa di te e dopo di te è a lui onore e adorazione nel Santo Spirito, ora e sempre, negli infiniti e sempre eterni secoli dei secoli. Amen. Io non so se facciamo una preghiera di questi in chiesa, un sacerdote mentre si gira non ci sarà più nessuno in chiesa, non ci sarà. In un certo qual modo, se avete visto, c'è tutta la sintesi del percorso che abbiamo fatto. Voi immaginatevi se adesso vi avrei proposto all'inizio direttamente questa preghiera senza tutto il percorso, non avremmo capito niente. Vi ricordate, vi dissi le fondamenta da porre all'inizio, perché senza le fondamenta la cazzo sopra non può reggersi. Non avremmo fatto un servizio alla comunità, un disservizio avremmo reso. E adesso vediamo a quella che noi conosciamo bene, la seconda preghiera eucaristica. Ve la leggo tutta quanta e poi vediamo i 9 punti. Sempre dialogo invitatoriale. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, e lo hai mandato a noi, Salvatore, Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo, e nato la Vergine Maria. Per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, egli stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unito agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce la tua gloria, Santo Santo. Avete visto prima, abbiamo passato 4 fogli. Prima, solo per quel primo punto, 4 fogli, scritti anche più piccoli. Qui un foglio per la scrittura larga. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'offrezione del tuo spirito, perché diventano per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente la sua passione, prese il pane e le sue grazie, lo spezzò, prendete e mangiate, prendete e bevete tutti, e la nuova alleanza. Mistero della fede. Noi questo lo sappiamo, vero? Questi due qua, vedete, noi non li conosciamo. Sapete che si possono usare anche questi due qui? Dovremmo imparare questi due qui per poterli usare durante la messa. Ma lo usiamo durante le messe? Qualche volta forse lo cantiamo questo qui, lo si conosce perché viene cantato. Cioè, pensate, no? Ad esempio, in Quaresima, a Pasqua, se dovremmo usare questo qui, dovremmo usare. Tu c'hai i denti con la tua croce, la tua risurrezione, salvaci, o Salvatore del mondo.
Celebrando l'immortalità della nostra sessione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammesso la tua presenza, come si dice, ti preghiamo un momento come il corpo santo di Cristo, che il tuo sangue ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa fu sotto la terra, rendila perfetta nell'amore, nel Papa, il Vescovo e tutto l'ordine. Ricordati dei fedeli defunti. E questo è tutto. Questi sono tutti i ricordi che noi facciamo. È la città, i vescovi, i patriarchi, i profeti, la terra, le onorate nozze, le vergini, quelli che non sono, quelli che sono assenti. Giustamente dice così. Ricordo i nostri fratelli che sono addormentati e mettono il nostro volto insieme alla Madonna, per Cristo nostro Signore, per Cristo Cristo in Cristo. Amen. Bene, vediamo i punti. Dialogo invitatoriale. Qual è lo scopo di questo dialogo? Vedete, deve aiutare tendere il nostro cuore verso questa realtà che adesso stiamo per compiere. Siamo nella preghiera eucaristica, quindi il nostro cuore deve tendere a Dio. È vero, noi potremmo dire, ma già fin dall'inizio della messa noi dovevamo tendere verso il Signore, però che succede? Che molte volte, mentre stiamo parlando durante la messa, le letture, c'è il bambino che ci può distrarre, c'è il telefonino che può squillare durante la messa, c'è quello che si alza, quello che arriva in ritardo, quindi siamo distratti. Va bene, giustifichiamo questa distrazione, va bene? Ma nel momento in cui arriviamo a questo punto, qui non ne ha messa più nessuna giustificazione. Questa è la preghiera più solenne che la Chiesa possiede e a cui nessuno è permesso di essere distratto. Anche se quella che la conosciamo da sempre, non ci è consentita e permessa la distrazione. Quindi, per evitare questo, prima cosa che facciamo, iniziamo a tendere il cuore. Vedete, la parola tensione può essere una parola positiva o una parola negativa. Mamma mia, sto in tensione, succede sta cosa, mo si succede sta cosa, questa tensione è negativa. La tensione positiva invece è quella che veramente ti fa coinvolgere mente, cuore, tutto te stesso verso quella realtà verso la quale ti protendi. Tendere, io mi tendo verso di te. Noi ci stiamo qui tendendo verso qualcuno che si sta tendendo verso di noi, di cui stiamo per celebrare. Quindi il Signore sia con voi. Quattro volte durante la messa noi ascoltiamo il Signore sia con voi. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Il Signore è con noi. È professione di fede che facciamo in quel momento. Il Signore è con noi. Perché altrimenti non avrebbe senso di trovarci lì in chiesa. Altrimenti sarebbe una società, sarebbe un club oppure un partito. La chiesa è chiesa perché c'è la presenza di Cristo e quindi la chiesa ci ricorda continuamente che il Signore è con noi, quindi questa presenza del Signore risorto in mezzo a noi, noi siamo convocati intorno a Lui. E con il tuo spirito, adesso vediamo anche con alcune catechesi, in alto i nostri cuori, in alto e andiamo con il Signore il nostro Dio, quindi è l'avvio della grande preghiera, quindi è punto zero, vedete, non è punto uno, però dall'avvio poi alla grande preghiera. Con il Signore sia con voi, il Presidente, noi chiamiamo il sacerdote, chiamiamo il parroco, iniziamo ad usare un linguaggio anche un poco più corretto perché stiamo facendo un concorso, che è il presidente della celebrazione, perché vi ricordate c'è tutta la comunità che celebra e c'è colui che presiede la celebrazione. Quindi il presidente richiama alla comunità l'assistenza del Signore risorto. Quindi è come se dice, qui, il Signore risorto in mezzo a noi. E noi diciamo, è con il tuo spirito. Cioè, noi constatiamo questo e questa constatazione la facciamo al presidente della celebrazione, cioè, e anche con il tuo spirito, perché in te sacerdote agisce e opera lo Spirito Santo. Quando è stato ordinato prete, il vescovo ha fatto l'epiclesi su di te, ha invocato lo Spirito su di te. Eppure lì ha fatto la stessa cosa il vescovo, ha fatto la parte, prima la parte anamnetico-celebrativa e poi ha fatto la richiesta. Quindi ha detto, padre, tu così, i sacerdoti si parla di Mosè, Aronne, il sommo sacerdozio che ha preso lo spirito e l'ha poi donato anche a Iacopo. E poi adesso, Signore, questo ministro che noi confidiamo di presentarti, riempilo dello spirito, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo, quindi è con il tuo spirito, quindi i fedeli dicono, tu, presidente, dici a noi, ci richiami che Cristo è presente. Noi diciamo pure a te, pure in te è presente lo Spirito, perché fin quando è presente lo Spirito, dici dentro di te, tu ci rendi presente Cristo attraverso la tua missione sacerdotale. Ma anche lo Spirito, perché lo Spirito sia sempre più operante dentro di te. È bello, io penso che il dono più grande che una comunità può fare al suo sacerdote è di pregare per lui affinché lo Spirito sempre più operi dentro di lui per assimilarlo sempre di più a Gesù Cristo.
Con questo nome dell'elemento, il Signore sia con voi, con il tuo spirito, questo dialogo, il Presidente e l'Assemblea a vicenda si ricordano che stanno per avviare la preghiera più impegnativa di cui la Chiesa dispone. Quindi, più che in altri momenti, qui dobbiamo avere consapevolezza, dobbiamo essere consapevoli di quello che stiamo per fare, di quello che sta per succedere. Quindi in alti cuori, l'attenzione del cuore, disposizione, concentrazione, direzione di tutto l'essere verso il divino, in particolare durante la preghiera. Questa attenzione del cuore è l'ingiunzione autorevole che il Presidente rivolge alla comunità, quindi è la richiesta di amore quasi che il sacerdote fa alla sua comunità. Mi raccomando, adesso tendiamo il nostro cuore. Dopo c'è il sacerdote grida, questo è una catechesi di Ciro Giuseppe nel 387, grida in alti cuori, veramente infatti in quell'ora tremenda della preghiera eucaristica, bisogna tenere in alto il cuore verso Dio e non in basso alle terre e affari terreni. Perciò con forza i sacerdoti in quell'ora ingiunge di mettere via tutte le preoccupazioni della vita, le sollecitudini domestiche, di tenere in cielo il cuore verso il Dio filantropo. Quindi voi rispondete, già li teniamo verso il Signore, acconsentendo a questa ingiunzione con il vostro riconoscimento. Ora attenzione qui, che nessuno si trovi a dire con la bocca, già li teniamo verso il Signore, allorché con il pensiero, alla mente, alle preoccupazioni della vita. Fateci caso, quante volte noi rispondiamo in modo meccanico, automaticamente a quello che viene detto. E quindi lo diciamo con la bocca, ma il cuore è completamente lontano, è distratto e preso da altre cose. Vi ricordate, io vi feci l'esempio quando parlammo delle letture. Se il lettore durante la leggere va a dire patate e cipolle, noi alla fine rispondiamo, rendiamo grazie a Dio lo stesso. Io sono convinto di questo. Dicevo, qui dice facciamo attenzione a non dirlo solo con la bocca, ma ci sia una partecipazione. Non so chi oggi di voi ha partecipato alla celebrazione eucaristica, nel Vangelo c'era la decapitazione di Giovanni Battista. Poi fateci caso, Giovanni fu arrestato, fu decapitato, così vennero i discepoli, presero il corpo e lo portarono nel sepolcro. Parola del Signore, rendiamo grazie a Dio. Come si fa a dire rendiamo grazie a Dio su una pagina così terribile, quella portata nel Vangelo? Eppure quello è il Vangelo. Allora, capire lì il Vangelo, qual è, se è questa bella notizia, lì dove sta questa bella notizia? Però se chiediamo qual è il Vangelo... Certo, in ogni momento occorre ricordarsi di Dio, se poi ciò è impossibile a causa della umana debolezza, soprattutto in quell'ora occorre farsi un punto d'onore nel ricercarlo. Senza l'attenzione del cuore, la preghiera non è preghiera. Se non c'è l'attenzione del cuore, dico parole, e scado nel formalismo. Il formalismo è questo, vedete, quando mente, bocca e cuore sono divisi, questo è il formalismo. Quando io ti dico ti voglio bene, ma lo dico solo perché lo devo dire. Però il mio cuore pensa tutt'altro. Questo è il formalismo. Lo devo fare perché lo devo fare? No. Quindi l'attenzione del cuore fa sì che la preghiera sia preghiera. Sono rivolte al Signore. Ogni singolo fedele, cosciente dell'invito, comando rivoltogli dal Presidente, se ne assume l'impegno. E in alto i cuori, tutta la vita dei veri cristiani è tenere in alto il cuore, non dei cristiani solo di nome, ma dei cristiani di fatto e in verità, tutta la vita è avere in alto il cuore. Che cosa è avere in alto il cuore? È la speranza in Dio, non in te. Tu infatti sei in basso, Dio è in alto. Se tu metti in te la speranza, il cuore è verso il basso, non verso l'alto. Perciò quando avete udito il sacerdote in alto il cuore, voi rispondete, lo teniamo rivolto al Signore. Io direi quasi a un certo punto, dovremmo anche alzare la testa in quel momento. Noi lo troviamo nei esami della scrittura, alzate il capo, la vostra liberazione è vicina, guarderanno a colui che hanno trafitto. Vedete, questo fatto di alzare lo sguardo verso là, pure a livello proprio di corpo, perché se tengo abbassato, io che cosa guardo? Guardo la terra, o peggio ancora, guardo me stesso. La salvezza viene dall'alto. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra, è Lui che ci viene incontro. Però so così, Lui mi viene, non lo colgo. Procurate di rispondere una cosa vera, poiché rispondete in rapporto alle azioni di Dio. Sia così come voi dite, non accada che la lingua risuoni e la coscienza dica il contrario. E siccome il fatto stesso di avere il cuore in alto è Dio che ve lo concede, e non le vostre forze, quando avete detto di avere il vostro cuore lassù verso il Signore, per questo il sacerdote riprende il discorso e dice, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. San Paolo aggiunge, cercate le cose di lassù, dove si trova Cristo assiso alla destra del Padre.
Perché l'invito a rendere grazie? Perché abbiamo il cuore verso l'alto e se egli non l'avesse elevato, noi giaceremo ancora in terra. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio e rendere grazie per quelle cose che furono fatte e di cui nella preghiera eucaristica noi siamo per fare il memoriale. Il rendere grazie, attenzione, non è semplicemente dire grazie. Rendere grazie è una cosa, dire grazie è un'altra cosa. Il rendere grazie è molto più qualificante. Noi potremmo tradurre con confessare, lodare, todà. Quindi io rendo grazie, io confesso le meraviglie che Dio ha fatto e che ora sto per fare memoria. Celebro le meraviglie che Dio ha compiuto nel passato, ma di cui in questo momento io sto facendo memoria. Ci si appresta a rendere grazie, quindi a confessare e celebrare le grandi meraviglie, le opere che Dio, di Dio che passa sempre attraverso la sua fedeltà e la nostra infedeltà. Qual è la funzione del dialogo? Quindi stabilire relazione tra l'assemblea e Dio, ponendo la comunità in tensione di mente e cuore nei confronti di Dio. Fino al termine della preghiera eucaristica, nessuno è consentito di allentare la tensione del cuore nei confronti del divino. Siamo sulla soglia della preghiera eucaristica, siamo ancora al punto zero. Con la terza risposta, è veramente cosa buona e giusta, che l'assemblea dà, che poi il sacerdote riprende, inizia così la grande preghiera. Preghiera che appartiene al presidente che la dice, ma che appartiene a tutta l'assemblea. Quindi non è una cosa che si dice solo lui. Lui parla a bocca nostra, a nome nostro lui sta parlando. Quindi nella sua bocca ci troviamo tutti noi. A chi è rivolta la preghiera? Gli orecchi di Dio, che ascolta il grido supplichevole della sua Chiesa. Inizia quindi un discorso unitario che parte da questo dialogo e finisce per Cristo, Cristo in Cristo, con l'Amen. Questo discorso non può essere interrotto per nessun motivo. Quindi pure se in chiesa suona il cellulare, il sacerdote non può fermarsi per dire spegnete il cellulare. Non lo può fare. Perché è un, come se dicesse una sola parola che parte dal Signore sia con voi e termina con l'Amen dei fedeli. È come se fosse una grande parola. Vado avanti. Mi riuscite? Se mi seguite ancora? Sì? Quindi abbiamo visto il dialogo mediterraneo, questa attenzione. Adesso prefazio. È veramente cosa buona e giusta, l'abbiamo letto prima, va bene? Vedete, giusto? Adesso inizia, no, l'anamnesi, il racconto, dove l'orante dovrebbe dire tu, Signore, hai fatto di sé, sei eterno, gli attributi di Dio, poi hai fatto Gesù Cristo e poi lo Spirito Santo e poi hai creato l'uomo e poi tutta la storia della salvezza, no? Genesi 2, Genesi 3, Mosè, tutta la storia della salvezza. Vedete la nostra preghiera? È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, in ogni luogo. Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo direttissimo figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di lui hai creato tutte le cose, e l'ha mandato a noi, Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la tua volontà, quest'atto del popolo santo, egli si stese le braccia sulla croce, morendo, pure qui fa l'anamnesi di Gesù Cristo, quindi racconta del mistero dell'incarnazione, però vedete, proprio l'ha sintetizzato proprio al lumicino. Per questo mistero di salvezza, il fatto è Cristo si è acquistato il popolo santo morendo sulla croce, distrusse la morte e ha proclamato la sua risurrezione. Per questo mistero di salvezza, unite agli angeli e ai santi, e i nove cori angelici dove stanno? Sono spariti. Gli angeli e i santi cantiamo una sola voce la tua gloria. Attenzione, questo ci torniamo adesso che parliamo del santo, perché questo è importantissimo. Sì, sì, proprio è la liturgia latina questa, che veramente proprio è sintetica. Quindi il prefazio avvia l'azione di grazie, discorso anamnetico dove facciamo questa memoria. Attenzione, prefazio non è una prefazione come la troviamo sul libro, cosa che sta prima. È l'inizio del discorso orante che l'assemblea proclama davanti a Dio. Immaginiamoci la scena. Il presidente della celebrazione, non è vero, lo troviamo così, faccia a faccia. Però immaginiamoci la scena. C'è l'altare, il sacerdote parla a Dio, non sta parlando alla comunità. Quando qui dice è veramente cosa buona e giusta, non lo sta dicendo a voi, lo sta dicendo al Padre. È veramente rendere grazie a te, Padre Santo. Quindi si sta rivolgendo al Padre, il sacerdote, perché per quello che ha fatto Gesù Cristo. Padre, noi ti ringraziamo per quello che ha fatto Gesù Cristo. Quindi è il discorso che l'assemblea proclama davanti a Dio, ma l'assemblea lo proclama per la bocca del suo presidente. Quindi lui sta qui, voi state dietro, in quella tensione che si è creata, guardando là, siamo protesi verso lui che sta verso di noi, con l'orecchio a quello che dice il sacerdote, perché sta dicendo a nome vostro.
Quindi ci si appresta a chiedere a Dio ciò di cui si ha bisogno. Per formulare questa richiesta, come ho detto, avvertiamo di premettere alla nostra richiesta una lode intensa e appassionata. Fedeltà e infedeltà. Sulla fedeltà è nostra infedeltà. Forte di questa premessa, discorso analitico celebrativo, la comunità può rivolgere la sua fiduciosa supplica, quindi l'epiclesi. Santus. Anche il Santus, come il dialogo invitorale che abbiamo visto, fa parte della preghiera biblico-giudaica, infatti è composta da un pezzetto di Isaia e un pezzetto di Ezechiele. Saltiamo un po' questa parte qui. Qual è la funzione del Santus? Vedete, gli angeli riconoscono la superiorità di Dio e la loro dipendenza relazionale. Noi abbiamo i santi, il santo però è Dio. Dio è il tre volte santo. Quando io vedo una persona e la vedo bella, dico: quanto sei bella. Prego. L'uomo, nel momento in cui percepisce Dio, percepisce la santità di Dio. E davanti alla santità di Dio l'uomo non può che dire: santo, santo. Quindi in pratica il santo si riconosce la realtà più profonda di Dio, che appunto è questa santità. Gli esperti di questa santità sono gli angeli, perché contemplano il Signore. Quindi, come noi sentiamo molte volte, giorno e notte stanno davanti a Lui. Quando noi quel giorno andremo in paradiso, sapete che faremo in paradiso? Questo diremo: santo, santo, santo. Solo questo diremo. Come l'amato dice vicino all'amata: quanto sei bello. Saremo così pervasi, presi da questa santità. Ricordate quel canto di qualche anno fa, quando i bambini fanno oh? Cioè, resti così. E davanti, quindi davanti a Dio tu non puoi che dire santo. E siccome stiamo davanti a Dio in questa tensione, allora noi che cosa facciamo qui? Vedete, ha detto prima: uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Quindi c'è noi, ci uniamo a loro, angeli e santi, perché loro che stanno lì, questo fanno dalla mattina fino alla sera. Davanti a Dio, gli angeli e i santi, questo dicono: santo, santo, santo. Noi ci uniamo a loro. Perché ci uniamo a loro? O meglio, perché li chiamiamo e ci uniamo a loro? Perché siccome loro, passatemi il termine, non hanno niente più da fare, non è vero, però per farmi capire, sono presi solo da questo, davanti a Dio. Noi, per quanto vogliamo bene al Signore, non siamo presi solo da questo, perché comunque abbiamo da lavorare, abbiamo la famiglia, abbiamo le preoccupazioni, abbiamo le nostre difficoltà, abbiamo i nostri problemi, abbiamo il nostro peccato. Tutto questo non ci fa prendere completamente e sempre da Dio. Qualche volta, come ho detto prima, ce lo dimentichiamo. Quindi la nostra preghiera non è forte, la nostra preghiera è un poco difettosa, difetta un poco. Quindi se la mia preghiera difetta, siccome qua siamo alla preghiera per eccellenza, io la preghiera deve essere perfetta, che faccio? Mi appoggio e chiamo coloro che sono i perfetti in questa preghiera, gli angeli e i santi, che stanno già lì, perché questo fanno, quindi loro lo sanno fare, noi no. E quindi voi che lo sapete fare, noi ci uniamo a voi. Casomai abbassiamo un po' la voce, così sbagliamo, non si capisce, c'è la vostra voce e noi ci appoggiamo sulla vostra voce. Attenzione, ma scusate, in questi santi chi è che ci sta? San Antonio, San Nicola, San Francesco, Santa Rita, i santi che stanno sul calendario, vero? E quelli anche sul calendario, che, cioè quelli che non ci sono sul calendario. E basta, o ci sta pure qualcun altro secondo voi? No, no, ci sono i defunti, perché i nostri defunti che stanno lì, pure loro sono esperti. Allora se vogliamo pensare, vedete, se adesso me lo spiego un attimino meglio, come cambierebbe anche il nostro rapportarci con i nostri defunti, perché in questo momento è il momento in cui le due chiese, la chiesa terrestre e la chiesa celeste, si uniscono. Noi qui ci uniamo in questo momento, le due chiese si uniscono all'altare. Eppure i nostri cari vengono qui, stiamo insieme.
Quindi gli angeli conoscono superati Dio, la loro dipendenza relazionale, quindi viene pregata per diciamo, questo. Facciamo appello a loro che stanno lassù perché diano forza alla nostra debole voce e sostengono la nostra notte. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e dominazioni, alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Attenzione, questo refazzo qui lo ascolteremo non domenica questa qui, domenica l'altra. Quindi domenica l'altra, quando venite a messa, fate attenzione, l'ascolteremo proprio questo qui. Attenzione a un'altra cosa, vedete, la liturgia dice cantiamo con voce incessante, vuol dire che il santo dovrebbe sempre essere cantato, sempre, perché il santo, gli angeli cantano il santo in paradiso. Ancora, prefazio quinto del tempo ordinario, e noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo la tua lode. Ancora, prefazio della sacrestia, per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode. E qual è questo canto nuovo? E noi con tutti gli angeli del cielo proclamiamo senza fine la tua gloria, proclamiamo senza fine la tua gloria, questa gloria che non finisce mai, questa gloria di Dio. Schiere innumerevoli di angeli stanno davanti a te per servirti, contemplano la gloria del tuo volto e giorno e notte cantano la tua lode. Insieme con loro, anche noi, fatti voce di ogni creatura. Anche noi, fatti voce, tutta la creazione dietro ce la portiamo tutti quando noi appresso, sulle spalle. E sul tanti cantiamo, santo, santo, santo. Attraverso il canto del Santus siamo invitati a rivolgerci e ad unirci alla Chiesa Celeste. Di questa Chiesa hanno parte le creature angeliche, la tutta santa, la Madonna, i patriarchi, i profeti, gli apostoli, i confessori, i martiri e non ultimi i nostri cari defunti che in questo momento si trovano in posizione forte rispetto alla nostra che è più debole. Come cambieremo la nostra considerazione della presenza dei nostri cari alle celebrazioni. Quindi Santus è il modo sommo col quale la creatura, nel momento in cui prende coscienza della propria creaturalità, parla di Dio. Di Dio non se ne può parlare se non nel dichiararlo santo. Post Santus, nella preghiera eucaristica nostra che stiamo analizzando proprio è una sola parola. Padre veramente santo, punto. E poi c'è la richiesta. Questa qui, nel post Santus, invece della preghiera quarta eucaristica, preghiera quarta eucaristica, però lasciamo stare, non la leggiamo. Comunque il post Santus è la continuazione della lode, perché post dopo il santo, quindi se nel santo stiamo lodando, nel post Santus continua quella lode che lì poi era iniziata. L'epicresi sulle oblate. Allora, abbiamo fatto l'anamnesi ricordando, Signore, tu abbiamo, ti rendiamo grazie per quello che hai fatto nel passato e ora siamo per rivivere nel memoriale. Adesso facciamo la richiesta, l'epicresi. Il sacerdote grida, epicresi, grida verso il Signore affinché ci venga in aiuto per quello che dobbiamo chiedere. Vediamo che cosa chiediamo. Dopo l'anamnesi, l'assemblea che sta pregando può formulare fiduciosa la sua richiesta. Quindi passiamo all'epicresi sulle oblate. Le oblate sarebbero le offerte, i doni. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito. Pare che non ci sia forte il fatto della richiesta, no? Oppure il grido. Quindi l'epicresi è questa qui. Però attenzione, perché diventino questi doni per noi il corpo e sangue di Gesù Cristo nostro Signore. I doni diventino per noi il corpo e sangue. Per noi che stiamo in chiesa domani mattina o domenica pomeriggio, non per quelli che verranno alla messa dopodomani. Per noi che stiamo lì, non per gli altri. E se il Presidente a nome nostro sta dicendo, che senso ha che sto in chiesa e non faccio la comunione? Se è per noi il corpo e il sangue di Cristo. Gesù, l'abbiamo detto, non viene per essere adorato, viene per essere mangiato. Poi c'è anche l'adorazione. L'adorazione viene dopo nella chiesa, non è il motivo primo dell'adorazione. Quindi, se vi ricordate, questo è un termine tecnico, però la transustanziazione, cioè il fatto del corpo e pane e vino nel corpo e sangue di Cristo, è per noi. Cioè la transustanziazione è ordinata all'assemblea radunata a celebrare. Apro e chiudo parentesi. Le ostie che stanno nel tabernacolo non si dovrebbero usare per fare la comunione. Perché manda su questi doni che stanno sull'altare qui
per i fedeli che stanno qui, non è che agia piavo dal tabernacolo. La riserva serve per portare la comunione agli ammalati. La consacrazione, per quanto sia quella della preghiera eucaristica, non può essere isolata dagli altri elementi. Perché noi, vi ricordate, è il momento più importante. Dopo. È il momento più importante. E finisce lì. Mistero della fede, ci alzavamo tranquillamente, poi ci dovevamo fare la preghiera, il rosario e altre cose. Questo elemento qui, se abbiamo detto che inizia la grande preghiera, dal dialogo fino all'amen, questo elemento qui è il punto quarto, non è l'unico punto. Quindi non è il momento assoluto. Prima perché dicevi... si suonava, perché però abbiamo detto perché si suonava la camera, perché per ognuno faceva i fatti suoi, perché non si comprende, per tenere l'attenzione. Padre Ernesto. Allora, le norme sono chiare, cioè quando c'è una celebrazione non ci dovrebbe essere un'altra celebrazione, quindi le confessioni durante la messa non si dovrebbero fare, però Giovanni Paolo II, già Giovanni Paolo II disse così, proprio per aiutare, andare incontro della possibilità, ha permesso effettivamente il motivo pastorale che anche durante la messa ci si possa confessare. Mentre la consacrazione... il problema è questo qui, se io per consacrazione intendo che questo è il momento in cui Gesù, il pane e il vino, viene nel corpo e sangue di Cristo, io sto quasi scadendo in una concezione, direi quasi magica. Quindi perché se abbiamo detto che inizia il grande discorso, la grande preghiera, quindi dovrei fermarmi di confessare dal dialogo invitatoriale e dovrei riprendere dopo l'amen. O meglio ancora, dovrei confessare durante la messa, poi lì mi dovrei fermare. Al dialogo invitatoriale, perché inizia il grande discorso che non potrebbe essere interrotto. Io ho ancora un altro poco da dire, però se mi devo fermare mi fermo, se è fatto tardi, ditemi voi. Continuo perché così finiamo, perché così con l'amen è discorso unitario, va bene? Il racconto, va bene, il racconto lo sappiamo, nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, disse grazie per le benedizioni, lo spezzò dei suoi discepoli, disse prendete e mangiatene tutti. L'assemblea interviene con l'acclamazione, annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua risurrezione, attesa della tua venuta. L'anamnesi, quindi si fa memoria, è l'offerta del memoriale eucaristico. Quindi il sacerdote offre al Padre la celebrazione. Infatti dice, non l'ho messo, va bene. Con l'anamnesi la comunità si ricollega al comando di Gesù, fate questo in memoria di me. Infatti dice, celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e sceso al cielo, in attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Quindi, celebrando il memoriale del tuo figlio morto per la nostra salvezza, quello che stiamo facendo, ti offriamo il rendimento di grazie e questo sacrificio vivo e santo. Ora attenzione che veniamo... famosissima domanda nostra. L'epicresi per la trasformazione scatologica dei comunicanti è l'altra invocazione che viene fatta allo Spirito Santo. La prima per il pane e il vino diventi corpo e sangue di Cristo. La seconda è una supplica per la nostra transustanziazione nel corpo ecclesiale. Fate attenzione, perché questo termine noi l'abbiamo sempre applicato al pane e il vino che diventa il corpo e sangue di Cristo. Il pane e il vino si transustanzia nel corpo e sangue di Cristo. Ora attenzione, perché se vale quel principio lì, vale anche qui. Quindi anche noi ci transustanziamo nel corpo di Cristo. Quindi come il pane e il vino, per la potenza dello Spirito, diventa il corpo e sangue di Cristo, noi, per la stessa potenza dello stesso Spirito che ha transustanziato il pane e il vino, facendo la comunione a quel pane e il vino, diventato il corpo e sangue di Cristo, noi siamo transustanziati nel corpo di Cristo. Nel corpo ecclesiale. Perché celebriamo l'Eucaristia? Per diventare un solo corpo, non per altri motivi. Quindi è prendere la consapevolezza che siamo questo corpo ecclesiale di cui Cristo è il capo e noi siamo le membra. Come diventiamo questo?
grazie alla nostra comunione al corpo sacramentale. Quindi non ci illudiamo, non è che io adesso ho capito di aver sbagliato, divento più buono, ti chiedo scusa e tra me e te si fa la comunione. La comunione si fa qui, alla comunione al corpo sacramentato. Perché? Noi sentiamo che dice il sacerdote e che noi non facciamo attenzione a questo. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo un solo corpo e un solo spirito. Questo noi lo ascoltiamo a tutte le messe, ma quanti di noi ci hanno fatto mai caso a questa cosa? A noi che ci nutriamo del corpo e sangue di Cristo, e qui ci facciamo la domanda, e a chi non si nutre? Non entra in questo corpo, chi non si nutre. Non perché il Signore lo scomunica, si scomunica da solo. Perché se tu, è vero, tutto quello che abbiamo detto, col libro dell'Esodo, vi ricordate, per far parte, partecipare della Pasqua, bisogna mangiare, col sangue che poi è sparso solo intorno alla casa. Altrimenti non faccio il passaggio. Fisicamente resterò qui. E anche realmente. Invece col passaggio, con i segni sacramentali, che prendo il passaggio, fisicamente sto qui, ma veramente, veramente sto già di lì. Poi nella quarta preghiera eucaristica, questa è un po' meno conosciuta, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane, prendono di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo, dallo Spirito Santo, l'Epiclesi, diventi un'offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria, unendoci a Lui, diventando come Lui. Quindi le due epiclesi, cioè le due invocazioni allo Spirito, la prima sul pane e sul vino e l'altra su quelli che fanno la comunione, costituiscono una supplica teologicamente densa. E noi questa richiesta, questa supplica la possiamo fare perché prima abbiamo detto, Padre, Tu hai ci hai creato, quindi nel Tuo progetto, noi già ci avevi pensato così, con la creazione, però noi ci siamo allontanati, quindi te lo ricordiamo e Tu hai promesso questo e allora adesso noi questo ti chiediamo. Quindi il motivo di perché noi celebriamo le messe, non perché non teniamo niente da fare, noi celebriamo la messa perché siamo diventati un solo corpo. Facciamo la comunione, non perché siamo santi, perché abbiamo bisogno di entrare in questa realtà di un solo corpo. Chiaramente non è la comunione devozionale, capite a questo punto? Perché fa la comunione tanto perché ci fa la comunione. A che cosa entro e di cosa io divento responsabile e davanti a che realtà mi pongo? Non è il Cristo sacramentale, cioè l'ostia eucaristica, il termine ultimo della celebrazione eucaristica. Il termine ultimo della messa è Cristo ecclesiale. Quindi Cristo ecclesiale edifica l'edificazione della Chiesa. La Chiesa cresce e si edifica grazie alle nostre comunioni a Cristo sacramento. Quindi Cristo sacramentale, sacramento importante, ma è importante perché noi facciamo comunione a quel Cristo sacramento. Cosa succede nella consacrazione? Il pane e il vino viene invocato allo Spirito e diventa il corpo e il sangue di Cristo, come abbiamo detto. I segni esteriori, chiamati accidenti, così ci insegnavano al Catechismo, gli accidenti sarebbero il pane e il vino, i segni esteriori che vediamo, restano. Quando il sacerdote invoca lo Spirito, il pane e il vino che noi vediamo con gli occhi, quelli restano, noi non vediamo il corpo di Cristo, il sangue. Se qualcuno vede il corpo e il sangue di Cristo, deve andare da un buon medico. Vi ricordate quando l'anno scorso parlammo dei segni esteriori? I sacramenti. Quando parlammo dei segni esteriori, il sacramento, perché diciamo che noi abbiamo bisogno del segno esteriore per entrare in comunione, altrimenti non c'è comunione tra noi, perché qui noi entriamo in comunione attraverso il segno esteriore. Se il segno esteriore manca, non ho più la realtà sacramentale. Capite? Se per assurdo il pane che è transustanziato il corpo di Cristo, ma io i miei occhi vedo sempre il pezzo di pane. Tanto è vero, io dico che è il sacramento del corpo di Cristo. A Lanciano, dove c'è il miracolo eucaristico, sapete a Lanciano c'è il miracolo eucaristico, no? Dove c'è la parte della carne, il miocardio, e l'ostia è sparita. Quella parte, c'è un piccolo pezzo di ostia sopra, e la parte sotto di miocardio, del cuore, può essere considerato sacramento, secondo voi? È ancora il sacramento quello? No, non è più il sacramento. Se per assurdo, no? Io ho detto ti regalo il fiore per dire che ti voglio bene. Se per assurdo io questo bene riesco a materializzarlo,
non c'è bisogno del fiore. Ecco perché quando andremo lì, la realtà sacramentale non ci sarà più, perché avremo la capacità di cogliere direttamente quel santo, santo, santo. Perché sarà diretto lì, perché noi, arrivati lì, l'involucro della nostra incapacità non ci sarà più. Ma lì, qui abbiamo bisogno del segno per entrare in questa comunione. Quindi, gli accidenti restano, quindi il pane e il vino resta sull'altare come segni esteriori, solo che in quel pane e quel vino è diventato corpo e sangue di Cristo. Quindi, i segni esteriori restano, ma la sostanza diventa quella del corpo e sangue di Cristo, la sostanza, quello che dà sostanza, come diciamo noi. A noi che facciamo la comunione, che succede? Che in chiesa c'è Michele, Antonella, Maria, Filomena, Alfonso, ognuno con i fatti propri, i propri problemi, le proprie preoccupazioni, le proprie dispersioni. E siamo noi, sono io quello, la mia sostanza, quello che io sono, con le mie difficoltà e i miei problemi. Quando viene invocato lo Spirito, la transuzione sui comunicandi, la nostra sostanza, che è quello che ognuno per i fatti propri, cambia. Resto sempre io, resti sempre tu, come segno esteriore, gli accidenti, ma la sostanza cambia grazie allo Spirito che viene invocato. La sostanza che cambia qual è? Che siamo un sol corpo. Si tratta di una trasformazione già avvenuta, ma non ancora perfettamente compiuta, ma già è avvenuta. Per cui stiamo qui fisicamente, ma siamo già di qua, perché il capo di questo corpo che è Cristo, Cristo dove sta? E noi siamo il corpo di questo capo. O siamo un aborto, oppure un mostro sul Signore. Quindi se è ancora quello che è, sta lì Lui, e noi già siamo lì, anche se non perfettamente ancora compiuta. Quindi attraverso la comunione i cristiani vengono fatti passare da una sostanza di dispersione, ognuno per i fatti propri, così, a una sostanza di popolo radunato, quindi diventiamo la Chiesa. Si tratta di una trasformazione, reale trasformazione, un solo corpo, il corpo ecclesiale, grazie alla nostra comunione al corpo sacramentale. Quindi è già avvenuta, non ancora perfettamente compiuta. Allora, Signore, manda il tuo Spirito su di noi affinché mangiando siamo trasformati in corpo ecclesiale. Manda su questi doni presenti perché i doni vengono il corpo sacramentale. Quindi l'uno è in funzione dell'altro. Finiamo le intercessioni. Solo una sorta di allargamento di quella domanda, perché noi abbiamo chiesto di diventare un sol corpo, questo sol corpo, allora adesso per chi si allarga la domanda? E prima di tutto si chiede per le attribuzioni di chiesa, quelle che non ci sono, la gerarchia per il Papa, i Vescovi, per i defunti, i doni della terra, i santi, anche per loro si chiede, pure per il Papa si chiede, Signore, che diventi un sol corpo? Il Papa l'ha detto, no, io sono un peccatore, pure lui ha detto, quindi pure lui vive questo momento di dispersione, di problemi che vive, anche lui si confessa, l'ha detto, l'abbiamo visto tutti quanti che si è confessato proprio nella Basilica di Sabbia, quindi anche per lui, anche per i Vescovi, anche per i defunti, noi questi, quindi vedete, prima l'abbiamo invocato perché venivano ad aiutare noi, ma adesso noi preghiamo per loro. Si chiede per tutti che cosa? Che tutti formino sempre più un sol corpo. Dostologia. Le intercessioni si chiudono con una forma di lode. Dostologia è un discorso di lode, dox logos. Man mano che queste intercessioni aumentano, si susseguono, quasi è come se crescesse la tensione verso il regno, nel quale chiediamo a Dio di introdurci nel desiderio di glorificarlo senza fine. Infatti, per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo in Cristo, così cola. Termina con l'Amen. L'Amen che è una funzione importantissima nella preghiera eucaristica. È vero, questo qua dovrebbe essere cantato insieme al dialogo invitatoriale. E adesso vi dico un po'. L'Amen chiude la preghiera eucaristica. Così come lo esprimiamo noi quando facciamo le nostre celebrazioni, non svolge la sua funzione, perché in pratica l'Amen è la ratifica da parte dell'Assemblea a quello che ha detto il suo Presidente. Quindi quello che ha detto, sì, è così, è vero, confermiamo, ha detto nome nostro, è così. Quindi, per ogni regola, per tutti i secoli dei secoli, Amen. Se adesso è una ratifica, adesso è proprio una cosa fortissima. E vedete, adesso vi leggo una catechesi di un rabbino circa la funzione dell'Amen. E dice così: i nostri maestri insegnarono, non si risponde né un Amen furtivo, né un Amen strappato, né un Amen orfano.
né si riserva la benedizione dalla propria bocca. Ben-Azai disse: chiunque risponde un amen orfano si intende quello che, pur presentando una dizione corretta, manca un riferimento intenzionale alla benedizione che lo ha generato. Cioè, dice tanto per dirlo con la bocca, ma la sua intenzione non è quella. Cioè, lo dice perché lo deve dire, però non c'è l'intenzione del cuore. Ebbene, che i suoi figli siano orfani. Cioè, che lui muoia. Chi dice un amen furtivo sarà quello in cui la prima sillaba viene furtivamente ridotta. Men, si sente più il men, no, così è. Che siano furtivi i suoi giorni. Chi dice un amen strappato, quello che è quasi un frutto non ancora maturo, viene strappato a forza facendogli perdere la parte finale, che siano strappati i suoi giorni. Ma chiunque prolunga l'amen, siano prolungati a lui i suoi giorni e i suoi anni. Quindi finisci, perché se questo allora quel bel amen che viene cantato, che prolunga così, e finiscono i suoi giorni. Sì. Io ho finito. Cioè, lei sa, la domanda è se il fatto la comunione si è farla sulla mano direttamente in bocca. Sì, dice che anche Padre Francesco l'ha dichiarato, dice di aver stato dalle mani sante a chi riceve la comunione. Ed è sbagliato che il sacerdote passi nelle mani del fedele e il fedele la mette in bocca. Ma dalle mani sante o da sì, cui sì. Deve andare in bocca. A me non risulta che Papa Francesco abbia detto questo. No, però rispondi. Allora, la tradizione della Chiesa all'inizio ha la comunione sulla mano, non in bocca. La tradizione delle uova della Chiesa. Sì. Poi diciamo che c'è stato un periodo per evitare le profanazioni, così la comunione fu data in bocca. I vescovi italiani, poi fu data facoltà alle conferenze nazionali di poter stabilire se fare la comunione darla in bocca oppure sulla mano. In Italia è stata quasi l'ultima, una delle ultime conferenze nazionali a stabilire che la comunione può essere data in base al fedele come predispone, sia sulla mano oppure in bocca. Allo stato attuale è questa la normativa che noi abbiamo.